Oggi a Mido TV abbiamo Cristina Parodi, giornalista e conduttrice TV. Oggi si è parlato di esportazioni del Made in Italy e è stata detta una curiosità piuttosto interessante, ovvero che le esportazioni dell'occhialeria coprono in media 3.800 km, 800 in più della moda. Lei se l'aspettava? Sì e no, nel senso che nella moda comunque gli accessori spesso hanno un mercato maggiore degli abiti, anche perché si sa che sono dei prezzi magari più abbordabili anche da parte delle persone, però questa importanza del settore occhiali per l'export, soprattutto nei paesi stranieri, mi ha abbastanza colpito, cioè i dati sono veramente interessanti e positivi. Infatti, meno male. Oggi poi è stata presentata l'applicazione Sole Amico, che va a trattare l'argomento della protezione solare per occhi e pelle. Noi sappiamo che la protezione solare non è una questione solo estiva, ma copre tutte le stagioni. Lei, ad esempio, come si protegge in città? Ma io uso normalmente delle creme che hanno un fattore di protezione 15, quindi non sto a pensare di dovermi mettere anche d'inverno la crema protettiva, perché non ce la farei, ma metto un'unica crema che so che nel caso comunque è anche una protezione, sì. Poi la protezione solare è anche un argomento molto delicato per quanto riguarda i bambini. Noi sappiamo che lei è una mamma, quindi come protegge i suoi figli in villeggiatura? Rincorrendoli il primo giorno che siamo al mare per cercare di spalmarli di crema. Non sempre ci riesco, infatti ogni tanto, anche l'anno scorso, i miei figli sono presi un po' di bruciature, però insomma anche perché ormai sono grandi, corrono veloci e fanno di testa loro, per cui quando sono piccole è più facile incremarli tutti perfetti eccetera. Adesso che i miei due grandi sono già adolescenti è un po' più complicato, però quando uno si scotta un anno, poi l'anno dopo stai tranquillo che si ricopre di crema. Infatti, allora li farà scaricare la nuova app. Grazie mille per essere stati con noi. Grazie a voi, ciao, arrivederci.